Indro Montanelli aveva dei maestri e quali sono stati i suoi grandi colleghi che lo hanno accompagnato, forse avversato, nella sua lunga carriera? Beh, dei suoi maestri certamente lui ne riconosceva uno su tutti, Leo Longanesi. Leo Longanesi è stato uno straordinario personaggio nella storia della cultura italiana. Era giornalista, ma era anche editore, era anche scrittore, era soprattutto un grafico. Faceva i suoi giornali materialmente, impaginandoli. Basti ricordare un esempio grandioso come è stato quello di Omnibus, il primo rotocalco italiano, il primo rotocalco rivolto a tutti. E poi è stato direttore del Tempo, della Gazzetta del Popolo, di tanti altri giornali. Ecco, aver avuto un maestro simile, cioè un maestro che ti insegna non soltanto le tecniche giornalistiche, come ci si rivolge al lettore, come si impagina un articolo, come si titola, ma soprattutto, come dire, un umore di fondo. Montanelli amava citare una frase di Leo Longanesi, che è questa, dice: «Noi non siamo né artisti né critici né letterati, noi abbiamo solo dei rancori, delle antipatie, delle convinzioni, degli umori e cerchiamo di esprimerli come meglio ci è concesso». Ecco, in questa frase davvero c'è l'essenza stessa del giornalismo, non solo di Longanesi, ma di Indro Montanelli. E poi c'è una parte molto divertente, molto curiosa. Certo, i due grandi colleghi di Montanelli sono stati Enzo Biagi e Giorgio Bocca, e tutte e due subiscono il fascino di Montanelli, lo vedrete in questa immagine. Reagendo in maniera diversa, Biagi reagisce con simpatia, cioè si schiera apertamente dalla parte di Montanelli, gli fa quasi da spalla nei discorsi, nelle interviste, mentre Bocca patisce molto Montanelli e fa l'antipatico con lui, fa l'anti-Montanelli, contraddicendolo, battibeccando con lui. Ma il risultato finale è davvero che tutti e due sono prigionieri del fascino di Montanelli. Buonasera, sono passati 80 anni dalla nascita di Leo Longanesi e quasi 30 dalla sua morte, avvenuta a Milano precocemente nel 1957. Che cosa deve la cultura, la nostra cultura, a questo italiano scomodo, a questo protagonista scomodo? Chi fu Leo Longanesi? Questo personaggio, il cui sarcasmo nascondeva spesso un sentimento crepuscolare verso la vita, un'amarezza che voleva contrastare la delusione. Longanesi, dunque, io l'ho conosciuto nei primi anni 30, 31, 32, quando lui faceva l'italiano. Io ero studente universitario e scrivevo sull'Universale di Bertolucci e sul Selvaggio di Maccari, suo fratello gemello, e niente, e allora cominciai a essere prima in corrispondenza, poi andai a trovarlo con Longanesi. E da allora io sono sempre rimasto con Longanesi, nonostante la difficoltà di convivere con Longanesi. Oh. Era difficile perché era imprevedibile. Longanesi, mi fanno ridere quando dicono Longanesi fascista. Longanesi era tutto, e l'antitutto. Ricordare Longanesi, che qui vediamo in un raro filmato di repertorio del 56, significa ricordare prima di tutto un maestro del giornalismo italiano. Questa, al di là delle polemiche, l'attualità di un personaggio i cui insegnamenti
si ritrovano ancora oggi in molti settimanali politico-culturali. Perché Leo Longanesi collezionò nei suoi disegni stivaletti, baffi finti, sottovesti, parrucche, cappelli? Qualcuno sostiene che questo borghese antiborghese, questo fascista in polemica col fascismo, abbia nutrito per tutto l'arco della sua breve esistenza una struggente nostalgia di quelle buone cose di pessimo gusto che furono l'abito e costituirono l'ambiente della grande borghesia europea. Quella borghesia che ha radici nell'epoca del cancelliere Bismarck e della regina Vittoria. Attraverso le sue molteplici attività che toccarono tutti i campi dell'arte, Longanesi tentò di fabbricare un surrogato italiano del grande stile borghese. Fu senza volerlo nostalgico e, volendo, satirico fino alla ferocia. Giornalista, scrittore, pittore, sceneggiatore, grafico, editore. Leo Longanesi nacque a Bagnacavallo di Ravenna il 30 agosto 1905. Suo padre, ufficiale, proveniva da una famiglia di possidenti. La madre, Angela Marangoni, era di ceppo garibaldino e socialista. Il nonno materno di Leo, Leopoldo, vantava una buona amicizia con l'anarchico Andrea Costa. Il richiamo dell'ordine e le suggestioni dell'anarchia saranno sempre presenti in Longanesi. Longanesi ha lasciato un romanzo largamente autobiografico che si intitola Una vita. Come lo definì lo stesso autore, è l'autobiografia di un piccolo borghese che riassume la storia privata di molti italiani nati agli inizi del secolo ed è raccontato con tecnica molto particolare, soltanto di segni e didascalie. La borghesia usciva allora vittoriosa dalla Prima Guerra Mondiale. La Romagna era rimasta rossa. Mio zio custodiva intatta la fiamma del progresso. La tradizione era frutto dell'indolenza. La borghesia cercava un costume. Leggevo Sorel e Rimbaud. Le mie idee erano vaghe. Oscillavo fra il lirismo socialista e il desiderio di epica. Aderii al fascismo. Il 3 aprile 1937, data storica per il giornalismo italiano, esce Omnibus. Questo rotocalco politico-letterario, fondato e diretto da Longanesi, è il progenitore diretto del Mundo, dell'Espresso e di tutta la nostra migliore stampa settimanale. Ma come fai a raccontare Longanesi? Su Longanesi puoi fare dei flash, sempre stupefacenti. Perché quali erano le reazioni di Longanesi? Longanesi erano imprevedibili. Però erano sempre giuste. Poi ci si accorgeva che aveva ragione lui. Per esempio, quando si fece Omnibus, no? che rimane il modello del settimanale a rotocalco, e quando si fece Omnibus, questo Omnibus, ogni numero rischiava il sequestro, la soppressione, eccetera, perché Longanesi era niente da fare, non era mai ortodosso, era sempre ribelle alle regole, eccetera, eccetera. E scadde, era il 37, sì, scadde il primo anno della conquista dell'impero. Tutta la stampa, per ordine del Minculpop, doveva intonare l'inno al duce, al fascismo, all'impresa, a Roma imperiale, all'ora solenne che batte sul quadrante della storia, come diceva quel bischero dal balcone di Palazzo Venezia, cioè dire cadere proprio nel retoricume, quello che Longanesi odiava di più. E allora mi ricordo di unirmi Pannunzio, Arrigo Benedetti, insomma i ragazzi di bottega, e lui come tali ci trattava, cioè ci maltrattava, e dice ragazzi fuori un'idea, noi non possiamo fare. Allora
tutti eravamo imbarazzati, era difficile sottrarsi alla retorica imperiale, eccetera, eccetera, di questo matto. Quindi ognuno, io dissi, caviamocela con una grande fotografia in prima pagina, il duce a cavallo, e basta. Ma sei un coglione, questa è già la retorica. A un certo momento lui pensa un po', poi dice a me, a Pannunzio, c'è andato al Minkul Pop e fatevi dare la collezione di tutti i bollettini Reuters sulla guerra d'Abissinia. I bollettini, l'Inghilterra era stata la grande, l'Inghilterra di quel coglione di Eden era stata la grande avversaria dell'impresa italiana in Abissinia, e la Reuters era stata proprio l'espressione di questa avversità, per cui tutti i bollettini erano contrari a noi. E infatti li mettemmo sul tavolo e cominciava. Gli italiani fermati sul confine del Maghreb, un cazzo, erano passati. Cioè, gli italiani fermati nella loro marcia su Adwa, non era vero niente, insomma, erano tutte balle contro di noi. Gli italiani respinti, eccetera, eccetera. Gli italiani incalzati dalle truppe del Negus, eccetera, eccetera. Questo. E poi in fondo il telegramma di Badoglio: oggi alla testa delle truppe vittoriose sono entrati in Addis Abeba. Era una trovata giornalistica straordinaria che ci garantì la sopravvivenza per altri 6 mesi. Dopo ci soppressero, buonanotte. L'innovazione più importante, non solo sotto il profilo tecnico, è l'uso che Longanesi fa dell'immagine. Un collaboratore di Leo, Cesare Barzacchi, scrive: «Ogni nuova foto comporta una lunga e minuziosa preparazione. Al Campo dei Fiori acquistiamo cianfrusaglie di ogni sorta, che serviranno per vestire i soggetti secondo lo stile e il gusto di Longanesi». Basta del resto sfogliare la collezione di Omnibus per rendersi conto che Longanesi cerca di far parlare la fotografia oltre la cruda immediatezza dell'immagine. La fotografia diventa un articolo, scritto con l'obiettivo anziché con le parole. Omnibus non durerà a lungo. Troppo scomodo per il fascismo e troppo ambiguo per l'antifascismo, ha intorno molti nemici. Scintillante come una campana di vetro, l'immagine di Elena Croce, si cerca a tutti i costi di distruggerlo. L'occasione alquanto pretestuosa arriva nell'inverno del 39. Savinio ha scritto su Omnibus che Giacomo Leopardi era morto di cacarella a Napoli per aver ingerito gelati in alcune caffetterie poco pulite. A nome della città partenopea, prefetto e federale vanno a protestare dal duce e ottengono la soppressione della rivista. Nell'agosto del 43, dopo la caduta di Mussolini, Leo tenta la strada della regia cinematografica. Il film rimasto incompiuto si intitola 10 minuti di vita. È la storia di un inventore pazzo che, dopo aver messo una bomba a orologeria in un palazzo da cui nessuno può uscire, avverte gli inquilini che entro 10 minuti salteranno in aria con la loro casa. Longanesi riesce a girare un solo episodio, quello dell'inquilino avaro, interpretato da Virgilio Oriento, che accumula provviste per paura della fame e tiene a dieta la famiglia. Che cos'è tutto questo sperpero? Ma ci mancherebbe altro. Bisogna fare economia.